Siamo lodati Gesù e Maria. Siamo la terza domenica di Pasqua, degli splendidissimi, la cui liturgia converge verso questo splendido episodio, narrato nel Vangelo che è ricchissimo, l'apparizione di Gesù ai discepoli di Emmaus, e che sarà oggetto di riflessione in tutte e due le domeniche che farò, perché approfondirlo bene richiede un po' di tempo, quindi ne faremo un po' in questa messa prefestiva e un po', se Dio vuole, domani. Contestualizziamo bene questo episodio, anzitutto. Ci troviamo in quello stesso giorno, il primo della settimana. È il giorno che per noi oggi è diventato Pasqua. Sapete che per gli ebrei il settimo giorno della settimana era il sabato. Gesù era morto il venerdì, durante il sabato è stato nel sepolcro, è risorto all'alba del primo giorno, dopo il sabato. Ricordate i Vangeli che narrano che le donne appunto si recarono al sepolcro, gli oli e i profumi in uso presso la tradizione ebraica, appunto all'alba della mattina, il primo giorno dopo il sabato. E di qui stiamo nella giornata della domenica di Pasqua. Gesù era già, come raccontano i discepoli di Emmaus, apparso alle donne. Alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, magari si alzano poco, hanno detto che hanno visto pure gli angeli. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato, come avevo detto, le donne. Ricordate il Vangelo di San Giovanni, le donne vanno dagli apostoli, San Pietro e San Giovanni partono come treni e vanno subito al sepolcro. San Pietro guarda, rimane un po' perplesso, San Giovanni, dice lui stesso quello del Vangelo, vide e crede subito nella risurrezione. Quindi stiamo in un contesto, come dire, di disorientamento. Gesù ha sofferto, è morto, sono successe queste cose strane. Voi capite che, come ho detto in tutte le domeniche di Pasqua, ricordate sempre che l'evento della risurrezione non l'ha visto nessuno. Quello che hanno visto era sempre la tomba vuota. Quindi, di fronte alla tomba vuota, che è successo? Qualcuno si è rubato il corpo del Signore, forse non ce l'hanno mai commesso il giorno prima. Voi capite, un evento che richiede una lettura. Come mai la tomba è vuota? Dire, noi però c'è facile, l'ho detto anche il giorno di Pasqua, se Gesù è risorto, sì. Ma voi capite cosa vuol dire Gesù risorto? Persona morta, di morte violente, dissanguato fino all'ultima goccia di sangue, messo in un sepolcro e sigillato, esce fuori vivo. Io dicevo, credo il giorno di Pasqua, dico, ma pure io devo fare questa domanda, tu ci credi veramente che Gesù è risorto? Guarda che tu ci credi veramente che Gesù è risorto? Adesso vediamo, la vita cambia, per forza, perché se Gesù è risorto, Gesù è Dio, e se Dio è venuto sulla terra, a me fa tanta devozione, voi mi rendete, cioè, io sono stato in Terra Santa tre volte, cioè, ho avuto la grazia di poterci vivere per un mese e mezzo, in una delle strade più belle della mia vita, che era il 98, ero seminarista, quando andai a studiare l'ebraico, ho studiato talmente tanto per un mese e mezzo, peggio di quando ero all'università civile, ma per me era bellissimo stare a Gerusalemme, che appena trovavo mezz'ora Santo Sepolcro, la Basilica, vedere il luogo dove è stata ritrovata la tomba, la pietra, della vetta del Santo Sepolcro, che è stato crocifisso Gesù, oppure andare in Galilea, in quei posti stupendi, tuttora oggi, e pensare, ma qui ci ha messo i piedi il figlio di Dio fatto uomo. O quando si va a Nazareth, insomma, vedere le mura della grotta dell'Annunciazione, tra l'altro che qui perimetro ci abbiamo noi fortunati qui di dare a Loreto, e pensare, qui ci ha vissuto Gesù e la Madonna in persona. È una cosa che dà un certo pensiero, se uno crede che quello è Dio fatto uomo. Insomma, questi stavano così. C'è un'altra caratteristica. Questi erano amici di Gesù, perché conoscevano bene gli apostoli, conoscevano bene le vie donne, quindi stavano tornando a casa da Gerusalemme a Emmaus a piedi, perché erano stati presenti nei giorni della passione. Quindi facevano parte del gruppo dei discepoli di Gesù. Quindi Gesù lo conosceva. Gesù in persona si accostò e camminava con loro, attenzione, i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Su questo dovremmo starci a pensare almeno una settimana. E perché i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo? Che forse Gesù risorto era diventato diverso? Era diventato, gli erano cambiati i connotati, come diciamo noi, o era lo stesso di prima? Era lo stesso di prima, entrato nella sua dimensione gloriosa. Se voi leggete tutti quanti i racconti delle apparizioni,
missioni. Maria di Magdala, anche il sepolcro, piange, a un certo punto Gesù gli dice: perché piangi? E lei la scappa con il custode del giardino, dice: come, perché piango? Ma che ne offre? Se l'hai portato, dimmi dove l'hai messo, per favore, io non ce la faccio più, che devo sapere dove sta il mio amato Signore. C'è questa costante, non riconosce Gesù, a meno che lui palesemente, come quando appare agli apostoli, non si fa vedere, mostra le mani e i piedi, e quelli però rimangono con gli occhi. Ecco, io sono, mi piacciono tantissimi i quadri che stanno in questa chiesa, ma il mio autore preferito è Caravaggio, dipinto dove ci sta San Tommaso, il giorno domenica scorsa, con due occhi così, che mette il dito dentro il costato. A mio avviso è una delle opere d'arte più belle in assoluto, perché noi, la preghiera consiste in larga parte nella capacità proprio di farci prossimi con l'immaginazione e con gli eventi. Cioè, tu ti immagini che ti viene il nostro Signore Gesù Cristo e dice: senti, prego, metti qua la dita, tira la mano sul costato. Quello dice, dico, cioè, ti viene da pensare, ma stiamo scherzando? È così il contesto. I loro occhi erano incapaci di riconoscere. Che cosa dice questo fatto? Voi sapete quanta gente dice: ah, io non ci credo, però se mi apparisse la Madonna o se mi apparisse il nostro Signore Gesù Cristo, poi ci credo. È vero, secondo voi, questo qui. Molta gente dice questo, no? Ma io sono ateo, ma io Dio non l'ho mai visto. Ah, ma se lo vedessi poi vedrai come ci credo. È vero, secondo voi. O manco per niente, perché se bastassi così poco, il nostro Signore non lo prende. Cioè, gente che ha visto Gesù, guardate che Gesù è più bello a definire l'uomo, cioè chi l'ha visto dice che soltanto vedere gli occhi di Gesù, lo sguardo, proprio te faceva rimettere al mondo, dicono a Roma. Se sono stati capaci di metterlo in croce, pur guardandolo in faccia, vuol dire che manco questo basta. Che non è questa la cosa principale, perché la cosa principale non è vedere Gesù, anche se io la circonda la rovescia non vedo l'ora, ma io perché non vedo l'ora di vedere Gesù? Io e spero voi, perché? Perché non so chi è Gesù, ci credo a chi è Gesù, e quindi non vedo l'ora. Ma se io pensassi che Gesù fosse un picco pallino qualunque, ma che lo vedo o non lo vedo, a me non mi importa proprio niente, capite? Non è questa la cosa fondamentale. Allora, secondo passaggio, come Gesù si fa a riconoscere da loro? Sapete che fa? Se ci fate attenzione, li porta a messa. La porta di messa. Non ci credete? Allora, la prima cosa che fa è gli comincia a spiegare tutte quante le scritture, comincia da Mosè e dai profeti, dice: guarda che Mosè, nel libro dell'Esodo, ha scritto questo versetto si riferiva a me. Poi nel libro dei Numeri ha scritto quest'altro versetto, questo capitolo si riferiva a me. Poi nel libro del Deuteronomio, hai visto la Pasqua ebraica, l'agnello che veniva sacrificato con gli stipiti del sangue delle porte, questo riferisce a me, sono io il vero agnello di Dio. Poi continua con i profeti, Isaia, il secondo canto, il terzo canto, il quarto canto, gli ha preso tutta la Bibbia e gli ha fatto vedere tutti i passi dell'Antico Testamento che si riferivano a lui. Dice: hai capito? Questo dice: ah, ho capito, questi la Bibbia la conosciamo insieme. Ma per manco questo basta ancora? Si ferma con loro e cosa fa? Prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Cosa dirò io tra poco quando consacro? Prese il pane, pronunciò la preghiera di benedizione, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli. Consacro, giusto? Come è fatta la nostra messa? Cosa stiamo facendo adesso? La messa ha due grandi parti, più altre due piccole parti. Le due grandi parti sono la liturgia della parola, è quella che stiamo vivendo adesso. Comincia con la prima lettura, salmo responsoriale, seconda lettura, Vangelo, spiegazione, credo, e finisce con la preghiera dei fedeli. Questa è la prima grande parte della messa. E la seconda parte come si chiama? Liturgia eucaristica, l'offertorio, il prefazio e tutta la lunga preghiera eucaristica, dove c'è la consacrazione, la rinnovazione del sacrificio della croce e l'offerta al Padre di quel sacrificio per Cristo, con Cristo e in Cristo. Finisce la liturgia eucaristica. All'inizio ci sono i cosiddetti riti di introduzione, il segno della croce, l'atto penitenziale, la preghiera. Alla fine ci sono i riti di comunione: Padre nostro, agnello di Dio, comunione, preghiera conclusiva e benedizione. Quindi vedete qual è il senso primario di questo Vangelo? Il messaggio. Uno, se tu vedi Gesù risorto, non è affatto detto che tu lo riconosci, né vedendolo che credi che quello è il figlio di Dio.
perché chi lo conosceva l'ha visto e gli è cambiato niente. La cosa importante è che tu impari a riconoscerlo lì dove lui si trova, diciamo che la messa è concentrata. Dov'è che si trova Gesù? Nella parola che lui ci ha pronunciato. Nel cuore di questa splendida chiesa ci abbiamo, oltre che a tutto quanto il ciclo della vita della Madonna, che sono ogni bello dell'altro, ci abbiamo, non so se li vedete, ai quattro angoli dei due pareti laterali, i quattro padri della chiesa latina, che sono San Gregorio Papa, Sant'Agostino Vescovo, Sant'Ambrogio Vescovo e San Girolamo, prete. È quello che sta laggiù, sempre raffigurato nudo con una coperta rossa. San Girolamo è stato l'autore della Vulgata, quello che ha tradotto la Bibbia, la prima grande versione della Bibbia, dal greco al latino. E sapete cosa diceva San Girolamo? L'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Se tu non conosci la rivelazione, non soltanto la Bibbia, ma il catechismo, come fai a credere che Gesù è Dio? Come fai a riconoscerlo? E se tu Gesù non lo frequenti mai nell'unico sacramento in cui è contenuto, che è l'Eucaristia, ma come fai a conoscerlo? Capite? Adesso sta per finire il primo anno pastorale, così capite anche un po' che cosa ho fatto, cosa ho proposto io a questa comunità appena sono arrivato quest'anno, poche cose. Celebrato la messa, ma gli eventi di formazione quali sono stati? L'incontro biblico, approfondire il Vangelo, come il nostro vescovo da quando è arrivato a tutti i parroci ci ha raccomandato di fare. Voglio che nelle parrocchie si faccia un incontro di formazione sulla parola di Dio, perché la gente non la conosce. È l'ignoranza delle scritture, l'ignoranza di come fai una persona a dire vivi da santo se qui non sa manco, dici come faccio a vivere da santo? Lo devi imparare. E poi l'adorazione eucaristica due volte al mese, adesso per il mese di giugno la faremo un pochino più spesso, perché da queste due cose, come ci dice il Vangelo oggi, dipende tutto il nostro rapporto con il Signore. Se noi siamo lontani dalla parola di Dio, quindi siamo, come dire, etimologicamente ignoranti, cioè io proprio non lo so, come faccio a riconoscere Gesù? Se io Gesù non lo frequento mai, non lo adoro, non mi inginocchio davanti a lui, non imparo a stare davanti a lui, non comprendo l'importanza della sua vita che continua nell'Eucaristia, qui sulla terra Gesù non c'è sta più con le sue membra fisiche, quindi io lo posso incontrare solo nella Chiesa e attraverso questi due canali: la sua parola, dove continua a parlare a noi anche oggi, e l'Eucaristia, dove continua ad offrirsi per noi, a darsi come il nostro cibo, e soprattutto la sua continua e ininterrotta attività nell'Eucaristia. Oggi ho detto, avete visto quei bei banchetti carucci che ho fatto fare con la navata laterale sinistra? Il motivo fondamentale è che ci deve essere un luogo davanti al tabernacolo dove si può pregare. Questa chiesa è anzitutto, primo, la casa di Dio, secondo, un luogo di preghiera, ed essendo una chiesa d'arte è anche meta di turismo, che si spera, e io cercherò piano piano di abituarmi, che sia fatto in modo da essere sempre rispettoso di queste due prime cose, quindi che è la casa di Dio, quindi si può tranquillamente guardare e ammirare le opere d'arte con la speranza che la bellezza ti porti verso il Signore, ma sempre in silenzio, per rispetto della presenza del Signore e per rispetto di chi questa chiesa a pregare. La chiesa è sempre aperta la mattina e la sera, principalmente per voi, non per i turisti, anche per i turisti, ma perché chi vuole pregare dinanzi a Gesù, che è un modo di pregare molto più elevato, molto più intenso, ha il diritto di trovare la chiesa aperta. E se io ho 10 minuti alle 2 del pomeriggio, la chiesa è aperta, perché lì il cuore eucaristico di Gesù incessantemente batte per voi. Capite? Questo è un dono da parte di Dio, però se un giorno io me ne andrò, sapete che qui, se un giorno io andrò via, tra 10 anni, tra una settimana, non so quando Dio vorrà, capite? Il dono dirà, senti, che c'è fatto di questo dono che io, il Signore, non Don Donato, ti ho fatto attraverso un sacerdote, che la chiesa era sempre aperta, che io venivo spesso esposto,
che ho cercato di aiutare le persone a comprendere la parola di Dio? C'è sempre almeno una volta, 5 minuti in chiesa a dire a Gesù, sto 5 minuti con te, non dico tanto, 5. Capite perché il Signore ha tanti canali che ci incontrano, no? Io concludo, sai, molta gente dice sì, io vorrei sapere tante cose, ma non c'è nessuno che me le dice, perché dicono così, ma io non ci credo tanto, eh? Il mio parroco c'è sempre da fare, c'è altro a cui pensare, tiene la chiesa sempre chiusa, non fa mai la donazione e non fa mai un incontro sulla Sacra Scrittura. Ma a me mi sembra sempre molto strano, d'accordo? Però là che succede, il parroco che è stata tiene aperta, si prodiga e fa tante cose e c'è una risposta non positiva da parte delle persone. Allora, un altro grande santo, che era San Gregorio Magno, quell'altro Magno, l'altro, così non facciamo torto a nessuno, diceva, a volte nostro Signore che succede? Manda i sacerdoti che lavorano poco perché i fedeli già non vogliono stare a sentire. Invece altre volte i fedeli, i preti e i ministri lavorano poco perché hanno qualche scheletro nell'armadio e allora devono cambiare vita loro. E la grande domanda è sempre quella, dove sta il problema? Di qua o di là? Capite? Non dobbiamo essere precipitosi nei giudizi. Una cosa fondamentale è che il cuore di tutti, di pastori e di fedeli, si aprono all'accoglienza di Gesù. Non ci sono altri posti dove andare a trovare la sua parola e l'Eucaristia. Più cresciamo nel rapporto con queste due dimensioni fondamentali del manifestarsi di Cristo, più cresce la nostra fede, più, questo lo approfondiremo di più nel video di domani, cresce la nostra gioia, la nostra amicizia con il Signore. Idea Maria Santissima, siamo alle porte del mese di maggio, che spero sia un'altra grande esperienza di fede, di devozione e di preghiera per tutti noi, che ci aiuti a crescere sempre più e sempre meglio nel nostro rapporto con la Santa Messa, con la parola di suo Figlio e con il suo mistero eucaristico. Siamo votati Gesù e Maria.